In studio Giada Giaquinta. Buon pomeriggio e bentrovati a una nuova edizione di MTG. In apertura parliamo di coronavirus perché è una donna anziana ricoverata in una casa di riposo, l'ultimo paziente ricoverato per Covid-19 all'ospedale maggiore di Modica. Adesso si lavora per ricostruire la catena del contagio. Sono 90 le persone che per questa circostanza saranno sottoposte a tampone. Dettagli. Ricoverata nella notte al Maggiore una 85enne di Vittoria, la donna era ospite di una casa di riposo. Una notizia che pone molti interrogativi e che ha costretto l'ASP7 di Ragusa a sottoporre a tampone già in queste ore 90 persone tra ospiti ed operatori. La struttura fa capo a titolari che possiedono altri centri e l'ASP, sottolinea il direttore generale Angelo Aliquò, ha il dovere di verificare la situazione in tutte le strutture. Sempre oggi si apprende di 4 persone risultate positive a seguito di tampone. Sono asintomatiche, stanno bene e si tratta di una coppia che proveniva da fuori regione e altri 2 soggetti che erano entrati invece a contatto con precedenti casi positivi Covid-19. Si ha contezza di questi 4 casi nuovi per un totale di 5 nuovi Covid-19 nella giornata di oggi, perché a questi va aggiunta appunto la paziente ricoverata al Maggiore. Sugli ultimi 4 casi di positività si è dovuto disporre l'esame del tampone per i contatti più stretti, per un numero totale di 30 persone sottoposte a tampone. 30 persone più 90, quelle coinvolte dal caso della casa di riposo, a cui si aggiunge l'attesa di altri 50 tamponi del gruppo di migranti di Pozzallo. Ma i tamponi in attesa di essere validati a Ragusa sono 1500, numero importante che si conta però di diminuire di gran lunga nelle prossime ore. Ricordiamo infatti che Ragusa riesce ad esaminare 100 tamponi al giorno e che grazie alla richiesta della direzione generale negli ultimi giorni, grazie alla possibilità di esaminarne 370 da altri laboratori accreditati dalla regione, si è accelerato sui tempi. Al Maggiore, intanto, lo ricordiamo, sono 5 le persone ricoverate per Covid-19. La 85enne di Vittoria, arrivata nella notte, e il 30enne di Gela, nel reparto di malattie infettive. Poi 2 ragusani, di 71 e 85 anni, in terapia intensiva. Reparto, quest'ultimo, dove ieri si è registrato il decesso della 88enne di Rosolini. Dietro questi numeri ci sono delle persone e le loro storie. A MTG la lettera della famiglia della persona deceduta. La donna deceduta al Maggiore di Modica nel reparto di terapia intensiva nella giornata di ieri si trovava ricoverata lì da oltre 15 giorni a seguito delle complicazioni sopraggiunte durante il ricovero in malattie infettive, reparto in cui era stata ricoverata a seguito della positività al Covid-19. L'anziana si chiamava Rosalia Cavarra Misseri. La 88enne era di Rosolini, era chiusa in casa, non usciva e aveva pochissimi contatti. Contatti che si rendevano necessari per necessità. Le persone coinvolte prima hanno atteso oltre una settimana per il tampone, poi hanno visto morire la parente senza conoscerne l'esito. La famiglia aveva inviato accorate richieste all'ASP8 di Siracusa per avere i risultati, ma nulla. Oggi quella stessa famiglia però vuole trovare la forza nel dolore per sottolineare quanto sia stato importante per loro sapere che la loro mamma, la loro nonna, la loro parente ed amica fosse nelle mani di un'equipe medica che ha dimostrato grande professionalità ed umanità, che l'ha seguita H24. Una lettera che la famiglia Misseri ha inviato all'ASP7 di Ragusa, azienda sanitaria di cui fa parte il Maggiore, che è stato il centro che ha seguito la donna che proveniva dalla provincia di Siracusa. A parlare dopo la morte di Rosalia Misseri è la figlia, Franca, che conosciamo un po' tutti. È la referente e responsabile della sottosezione dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Modica, ma parla anche la nipote di Rosalia Misseri, che porta il suo stesso nome. La cantante, l'artista che ci ha fatto sognare nel musical Notre Dame, per citare uno dei suoi tanti lavori, e che stiamo ascoltando in Fratello Sole e Sorella Luna, perché siamo sicuri che nonna Rosalia ne sarebbe stata contenta. Nella lettera di Franca Misseri si legge: sentiamo il bisogno di rivolgere un pensiero a tutti i sanitari e parasanitari impegnati in prima linea come cittadini, per senso civico, non ultimo, come famiglia. Vorremmo rivolgere un pensiero ai parasanitari, caposala, infermieri e quanti collaborano nella vita quotidiana di un reparto con la loro grande opera silenziosa,
che spesso viene dimenticata o non ricordata perché si dà per scontata. Che farebbe un grande direttore di un'unità operativa se non avesse un valido personale dedito alla cura dei pazienti attraverso le tecniche infermieristiche e tanto altro? Non è facile fare un lavoro di squadra, ma bisogna impegnarsi a partire da chi dirige perché questo accada e diventi duraturo. Dovere a parte, sentiamo il bisogno di ringraziare tutti, ciascuno per il proprio ruolo. Ci siamo sentiti garantiti e tutelati per come è stata assistita la mamma, per come sono stati vicini alla nostra famiglia, per averci accolto sempre con grande sensibilità, tutte le volte che chiamavamo per chiedere i bollettini medici, anche se purtroppo a mezzo telefono, dato il particolare e delicato periodo che stiamo vivendo. La mamma purtroppo non ce l'ha fatta, troppe patologie pregresse. Ci resta solo l'amaro in bocca perché non sapremo quasi sicuramente chi le ha portate il virus a casa quando noi figli l'abbiamo preservata privandoci per più di un mese di incontrarla. Sarà veramente difficile riuscire a ricostruire l'indagine epidemiologica, conclude la nota. La nipote Rosalia invece su Facebook scrive: nonna Rosalia non ce l'ha fatta, ha lottato fino all'ultimo, come solo un vero guerriero sa fare. Tutta la famiglia, seppur non fisicamente, piena di lacrime e di fiori, si stringe attorno a lei. Ora sei con nonno Rosario, con i tuoi cari e gli angeli del cielo. Grazie di te, nonna. Ti porteremo sempre nel nostro cuore. L'aria e l'acqua. E tra le tante storie legate a questo periodo delicato c'è anche la storia del macellaio ragusano, finito nel mirino di diversi messaggi WhatsApp condivisi velocemente nei giorni precedenti alla Pasqua e anche appunto finito in alcuni post su Facebook. Il macellaio adesso tira un sospiro di sollievo perché è arrivato stamattina il risultato dei tamponi negativi per lui e per tutta la famiglia, ma con una lettera inviata alle diverse redazioni chiarisce il suo punto di vista. Sono rimasto indirettamente ferito dagli effetti collaterali del coronavirus, disprezzato dai miei concittadini come un untore seriale. Sono rimasta vittima di diffamazioni tali da travalicare il limite della libera manifestazione del pensiero, danneggiata anche la mia attività, con i messaggi falsi che mettevano in guardia sulla contaminazione del coronavirus mediante le carni acquistate presso la mia macelleria. In aggiunta, la mancanza di informazioni ufficiali da parte dell'ASP di Ragusa. Tutto ciò mi ha sfinito. E questo è il contenuto dell'accorata lettera aperta di Giuseppe Mallia, macellaio ragusano diventato bersaglio di diversi messaggi condivisi su WhatsApp e alcuni post su Facebook nei giorni che hanno preceduto la Pasqua. Il suo incubo, così come lo chiama lui, si è concluso oggi quando, dopo aver fatto altri tamponi, sul portale informatico dell'ASP di Ragusa l'intera famiglia è risultata negativa al coronavirus. Il figlio Giorgio insieme al signor Mallia in video spiegano come mai hanno deciso di diffondere questa lettera. Per assicurare tutta la comunità del nostro buono stato di salute, e in quanto è arrivata l'ufficialità della negatività dei nostri tamponi, che smentiscono tutte le falsità che sono circolate nei giorni scorsi sui social media. Queste falsità hanno contribuito alla diffusione di panico e scompiglio e diffamazione nei nostri confronti. Nella lettera il signor Mallia chiarisce la sua versione dei fatti e racconta di come sin dai primi sintomi che potessero ricondurre un possibile contagio. Il signor Mallia si sia attenuto alle disposizioni dell'ASP di Ragusa e del governo, avvertendo immediatamente il proprio medico di base, il dottor Giovanni Ottaviano, a metà marzo, che ha immediatamente contattato l'ASP per effettuare un tampone. Un esame effettuato il 26 marzo scorso, racconta Mallia, che sottolinea di aver rispettato come da prassi l'isolamento in attesa del risultato. Il macellaio ragusano ha raccontato che con l'avvicinarsi della data di fine isolamento, il 9 aprile, l'ASP sia stata sollecitata per avere una risposta. Una risposta ufficiale che a oggi non era arrivata. Nella lettera il signor Mallia racconta di essere tornato al lavoro giorno 10 aprile e di essere stato poi rintracciato telefonicamente da un interlocutore, probabilmente un funzionario dell'ASP, ha detto il macellaio ragusano, chiarendo come la persona non si sia identificata con chiarezza al telefono e che questa persona gli abbia poi comunicato telefonicamente di essere positivo al Covid-19. Una doccia fredda per il macellaio, che appresa la notizia ha detto di essere rientrato subito a casa. Anche la moglie e i due figli sono stati sottoposti immediatamente a tampone.
Nel suo racconto il macellaio precisa come nel frattempo nessuna autorità avesse disposto la chiusura della macelleria, che data l'affluenza di clienti veniva condotta da un unico collaboratore, sempre nel pieno rispetto delle regole igienico-sanitarie. Autonomamente, in assenza di indicazioni e a maggiore garanzia della numerosa clientela rimasta non servita, la macelleria poi è stata chiusa, con il conseguente rientro a casa e isolamento dell'intera famiglia. Parlare di fase 2, a dirlo il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, intervistato questa mattina, che spiega quali saranno i prossimi step. È possibile in Sicilia una graduale riapertura a partire dal 4 maggio? Secondo il Comitato Tecnico Scientifico per l'emergenza coronavirus nell'isola ci sono le condizioni, partendo con le attività a più basso rischio. Nella relazione stilata dagli esperti emerge in modo evidente come i dispositivi di protezione individuale diventeranno indumenti comuni nella vita di ciascuno. Cambierà ovviamente la tipologia a seconda delle professioni e delle condotte quotidiane. E poi cosa succederà? Lo abbiamo chiesto al presidente della regione Nello Musumeci. Che si parli della fase 2 mi sembra un fatto anche logico e ragionevole, che la si attui è un altro ragionamento, dipende naturalmente dal numero dei contagi più che dalle volontà dei governi nazionale e regionale. Se dovesse la tendenza a restare in Sicilia come l'abbiamo registrata negli ultimi giorni, quindi con numeri assolutamente confortanti, a parte purtroppo le diverse decine di decessi, noi potremmo pensare ad allentare la maglia, come del resto ho già fatto io con una ordinanza l'altro giorno, seppure per attività assolutamente compatibili, perché ogni attività deve essere svolta tenendo la mascherina, tenendo le distanze, avendo lo stesso scrupolo e lo stesso rispetto per le norme di sicurezza che abbiamo adottato e osservato in queste 5 settimane. Per quanto riguarda la stagione estiva, Musumeci esclude dei box in plexiglass da usare nelle spiagge. No, io credo che se pensiamo di poter fare turismo e se i numeri e il dato epidemiologico ce lo consentirà, noi non avremo bisogno di fare delle barriere. Nei ristoranti si può stare mantenendo le distanze, si può stare per fortuna da noi anche all'aperto per la cena o per il pranzo. Io credo che i nostri imprenditori turistici abbiano sufficiente creatività e fantasia per potersi adoperare a cominciare a lavorare pur nel rispetto delle norme. Io ho autorizzato i proprietari, i gestori degli stabilimenti balneari a cominciare a fare manutenzione, a pulire l'arenile, la sabbia, il che non significa che noi apriamo gli stabilimenti balneari, perché questo lo verificheremo fra un mese e mezzo, a seconda dei dati che arriveranno fuori dalla ricognizione delle strutture sanitarie nell'isola e dalla volontà espressa dal Comitato Tecnico Scientifico. Però voglio essere ottimista, quasi per scaramanzia, cominciare a lavorare negli stabilimenti balneari può anche significare, ecco, questa volontà di sperare che nel mese di agosto, di luglio, si possa già attivare un minimo di turismo. E poi dobbiamo pensare a tutto l'altro sistema produttivo, alle imprese piccole e medie nei vari settori, imprese per le quali noi abbiamo già inserito nella legge finanziaria un piano di emergenza di oltre 1 miliardo di euro e per le quali imprese stiamo immaginando un piano di ricostruzione economica e sociale che sarà portato in Parlamento ai primi di maggio. La Sicilia per ora dal punto di vista dei trasporti resta chiusa, intanto dobbiamo azzerare i contagi fra noi siciliani o comunque fra quanti viviamo in Sicilia. Soltanto dopo, con i dovuti accorgimenti, potremo consentire gradualmente degli accessi. Voi sapete che la mia linea sin dal primo momento, dal 27 febbraio, è stata questa ed io voglio che sia questa perché i numeri alla fine ci hanno dato ragione e quindi non possiamo non essere da questo punto di vista particolarmente rigorosi e prudenti. È chiaro che faremo in modo che nel mese di maggio, d'accordo col governo nazionale, si possa aumentare qualche volo aereo, si possa istituire una corsa di treno, si possa aumentare qualche corsa sullo stretto di Messina, dove da 24 l'abbiamo portate a 4,
e ne ho autorizzata una in più, quindi siamo a 5, ma sono convinto che i messinesi capiranno che il loro diritto alla salute sia prioritario rispetto ad ogni altro ragionamento più o meno serio. Sono 56 le tonnellate di dispositivi medici arrivati all'aeroporto di Palermo ieri con un Boeing 777 proveniente dalla Cina, tutto a spese della regione siciliana. Si tratta di un secondo arrivo, mentre un terzo arriverà via nave. È atterrato ieri all'aeroporto di Palermo, proveniente dalla Cina, un nuovo volo cargo Boeing 777 con 56 tonnellate di materiale acquistato dalla regione siciliana. Mascherine chirurgiche, guanti, lattice, schermi protettivi, calzari e ancora tute di protezione, camici, copriscarpe, cuffie e mascherine FFP2. Il materiale è stato acquistato grazie alla collaborazione con l'UPMC di Pittsburgh insieme all'ISMET di Palermo. Su disposizione del Presidente della Regione Nello Musumeci, il materiale verrà distribuito principalmente nelle strutture ospedaliere, ma anche tra i medici di base, i pediatri, le case di riposo, le residenze per anziani. Nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di un terzo volo, mentre l'ultima parte del carico, quella più corposa, arriverà via nave. Presente ieri all'aeroporto di Palermo, l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza, che ha assistito anche al carico di tutta la merce su 4 tir diretti al magazzino della Protezione Civile Regionale, dove già da oggi i dispositivi verranno smistati nelle 9 province dell'isola. È una fornitura importante, di cui questa è soltanto la seconda consegna, che vale qualcosa più di 10 milioni di euro. Questo significa che i circa 300 tonnellate di cui ha parlato il presidente Musumeci al primo arrivo hanno visto il secondo step questa settimana, probabilmente un ulteriore step con trasporto aereo la prossima settimana e poi il grosso del carico che arriverà via nave. Dovremo abituarci probabilmente per ancora molto tempo ad utilizzare degli elementi di protezione. Una mascherina di protezione con visiera che si compra una volta sola e si può riutilizzare all'infinito, quindi non usa e getta, è stata ideata e creata dall'azienda ragusana Cappello Group. I primi esemplari di Drop, questo il nome, per un valore commerciale di 100.000 euro, saranno donati dall'azienda alla Protezione Civile Regionale, agli ospedali di Ragusa, Vittoria e Modica e al Comando dei Vigili del Fuoco della provincia di Ragusa. In un momento di grande stress per il sistema sanitario regionale, la Sicilia dimostra di essere in grado di portare a compimento il percorso di donazione, consentendo di riaccendere la vita. Da gennaio a oggi sono 62 trapianti effettuati nei 3 centri siciliani. Così l'assessore regionale alla salute Razza in occasione della 23esima edizione della giornata nazionale per la donazione e trapianti di organi e tessuti celebrata ieri. Parliamo adesso di gestione di coronavirus a Siracusa, perché il Covid team che si era insediato all'Umberto I ha già depositato all'assessorato regionale una relazione dalle quali sono emerse delle responsabilità. Sono emerse responsabilità e saranno attuati i provvedimenti. È arrivato a questa conclusione l'assessore regionale alla salute Ruggero Razza dopo aver ricevuto la prima relazione sulla gestione dell'emergenza coronavirus all'ospedale Umberto I di Siracusa, un team di esperti di alto profilo che si è insediato lo scorso 30 marzo per differenziare i percorsi per i malati di Covid dai pazienti non affetti, dalla cui perizia sono emerse responsabilità che riguardano esclusivamente la gestione degli spazi nel nosocomio. Nulla a che vedere con il decesso del direttore del parco archeologico di Siracusa, Calogero Rizzuto, per il quale invece la Regione ha nominato un'altra commissione di esperti che consegnerà la relazione alla Procura Retusea. Il Covid team, di cui ne fanno parte tre docenti dell'Università di Catania, Cristoforo Pomara, ordinario di medicina legale, Bruno Cacopardo, ordinario di malattie infettive, e Paolo Murabito, docente di anestesia e rianimazione, hanno espletato un lavoro certosino. E come potete notare da queste immagini, per studiare, definire e quindi isolare l'era Covid, ha adoperato un sistema di rilevamento in 3D, realizzato con apparecchiature forensi in uso FBI e RIS. Interi reparti sono stati trasferiti, tra cui oncologia d'aula,
Neurologia d'Augusta, Medicina Geriatria Stroke Unit in altri nosocomi del Siracusano. Altri reparti sono stati rifunzionalizzati, quasi triplicati i posti letto di terapia intensiva, ma soprattutto un'area Covid totalmente isolata dal resto dell'ospedale Umberto I. È nato un laboratorio autonomo dedicato all'analisi dei tamponi, l'area grigia riservata ai pazienti sospetti o in attesa di tampone, e uno spazio con 18 posti in isolamento totale all'interno dell'ex reparto di pneumologia adiacente al pronto soccorso Covid. Sono stati realizzati percorsi pulito sporco e le aree di vestizione e svestizione del personale. È stata programmata e definita la sanificazione degli ambienti H24 e l'impiego dei dispositivi di protezione individuale più idonei riservati al personale sanitario. Gli accessi esterni dell'intero blocco riservati ai pazienti Covid sono sorvegliati da personale dedicato, quelli interni e corridoi invece sono dotati di sistema di videosorveglianza attiva H24. In conclusione, l'assessore regionale Razza ha chiarito che medici straordinariamente capaci, come quelli che operano l'Umberto I, meritano anzitutto l'apprezzamento per i risultati conseguiti sul piano clinico, ma sono emerse responsabilità. Il rispetto nei confronti dei cittadini e del personale sanitario mi impone la trasmissione della relazione al servizio ispettivo del Dipartimento Attività Sanitarie per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. L'assessore ha respinto le accuse rivolte all'ASP di Siracusa, secondo le quali è impreparata rispetto all'emergenza. A Razza non piacciono i processi sommari o le delegittimazioni di massa, ma ricorda a se stesso e agli altri che chi sbaglia paga. Il Covid Team continuerà ad affiancare il management dell'ASP di Siracusa. Il presidente della regione Musumeci è chiaro: in Sicilia la sanità funziona. La cronaca: incidente stradale questa mattina sulla SP13, lievemente ferito il conducente dell'autocarro che dopo aver sbandato è finito in una scarpata. È rimasta interdetta al traffico veicolare per gran parte della mattinata la SP13, la Bedio Tresauro Piombo, a causa di un incidente verificatosi all'altezza del chilometro 14 stamattina intorno alle 8, quando un autocarro è sbandato per poi finire nella scarpata sottostante il ponte della linea ferrata Siracusa-Gela, il cosiddetto ponte della Paolilla. Se l'è cavata con qualche graffio l'autista del mezzo, che è stato in grado di liberarsi da solo dall'abitacolo. L'uomo, un 57enne di Misterbianco, è stato trasportato con l'ambulanza del 118 al pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Ragusa per gli accertamenti del caso. Fortunatamente il 57enne non ha riportato gravi ferite. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Ragusa che con l'ausilio di una gru hanno rimosso dalla scarpata il mezzo pesante e hanno liberato la carreggiata resa inagibile dal carico trasportato dal camion piantina in vaso sparso sull'asfalto al momento dell'incidente. La dinamica del sinistro, confermato come autonomo, è ancora al vaglio della polizia provinciale, accorsa immediatamente sul posto per i rilievi. Da una prima sommaria ricostruzione si pensa che l'autista possa aver approcciato male la curva o che il mezzo abbia sbandato per possibili problemi ai freni. Possibile correlazione tra 5G e coronavirus. MTG parla un'esperta. Hanno fatto il giro del mondo le immagini delle antenne 5G incendiate in Gran Bretagna per paura che possano propagare il coronavirus. Molti in rete hanno fatto notare che Wuhan, la città cinese da dove il virus è partito, era stata una delle prime a installare le antenne del 5G. Secondo il mondo scientifico si tratta di teorie complottistiche, cospirative, perché nessuno studio è riuscito a evidenziarne la correlazione, ma molti cittadini, anche ragusani, continuano a essere preoccupati per le conseguenze sullo stato di salute. Cosa c'è di vero? Partiamo nel dire che il 5G è una tecnologia di nuova generazione per la comunicazione mobile, che segue le precedenti 2G, 3G e 4G, ma è molto più potente perché permetterà molte più connessioni in contemporanea con alta velocità e tempi di risposta molto rapidi. Sono stati evidenziati i rischi che vanno dagli effetti negativi biologici e genetici a quelli neurologici sugli esseri umani e sui bambini in special modo. L'unica certezza ce la fornisce la dottoressa Tania Spanò, che fa parte dell'Associazione degli Elettrosensibili ed è la referente regionale Alleanza Italiana Stop 5G. Il 5G indebolisce il sistema immunitario e installare proprio in questo momento storico le antenne non aiuta certamente. Alcuni
tra cui Gunther Pauli, che è consigliere personale del nostro presidente del Consiglio Conte, hanno notato che se noi sovrapponiamo le mappe di diffusione del Covid con le mappe di diffusione del 5G, praticamente coincidono. E siccome gli ultimi studi sui campi elettromagnetici hanno attestato proprio un indebolimento del sistema immunitario, ci si è chiesto se la diffusione del 5G abbia contribuito proprio nei luoghi dove è già in sperimentazione, abbia contribuito all'aggravamento dei sintomi di questa patologia. Certezze non ce ne sono, sono tutte ipotesi al vaglio degli studiosi. La città di Modica ha già detto no ai 5G lo scorso mese, quindi non sarà tra i 120 comuni italiani in cui verrà testata la nuova tecnologia. La dottoressa Spanò ha però invitato gli altri comuni che sperimenteranno la 5G a dotarsi di precauzioni. Spieghiamo che i sindaci attuino il principio di precauzione e chiedano ai gestori di telefonia mobile, prima di implementare le antenne per il 5G, chiedano una certificazione per iscritto che questa nuova tecnologia non sia dannosa per la popolazione. Pioggia di reazioni a Scicli dopo la diffusione dei risultati della relazione della Commissione Antimafia all'ARS sui rifiuti in Sicilia. La relazione della Commissione Antimafia all'ARS e le parole del suo presidente Claudio Fava, rilasciate durante il collegamento in diretta dell'MTG delle 16.30, sanno di primavera a Scicli. Il weekend appena trascorso in città, ovviamente nell'unica piazza dove è possibile creare assembramento e confronto, quella del web e dei social, ha visto un unico argomento. E le parole dell'allora primo cittadino che ogni giorno arrivava al comune, dove uno tra gli ispettori che hanno seguito l'inchiesta che determinò lo scioglimento per mafia del comune di Scicli lo invitava a dimettersi. «Dimettiti», gli dicevano, «perché tanto il fango su di lui sarebbe stato buttato lo stesso», ha detto Susino. Parole che oggi sono lontane, ma che ancora sono taglienti nella società. In tutto questo, però, a pesare ci sono anche i non ricordo di Borrometi, giornalista antimafia, il cui curriculum professionale fa riferimento al caso di Scicli come un modello, un punto di partenza, una vittoria delle sue inchieste. Borrometi, si evince nella relazione della commissione, non ricorda. Dice di non ricordare gli articoli, ma anche quelli non scritti, articoli che andavano a riabilitare l'operato dell'amministrazione della città, ma che non furono mai pubblicati. Gli sciclitani in queste ore hanno potuto analizzare quanto accaduto e molti hanno detto la loro. Il sindaco Giannone in passato aveva detto di voltare pagine, di andare avanti per il bene della collettività. Oggi, dopo 6 anni, chiede di sapere quanto realmente è accaduto. Lo aveva fatto in passato e oggi lo ribadisce. Dopo 6 anni si deve sapere. A muovere forti dubbi su come si è andata a lanciare pubbliche accuse, l'avvocato Bartolo Iacono. A parlare del classico teatrino di polemiche sull'argomento è invece una delle sue consigliere di maggioranza, Rita Trovato, che allora fu additata come l'esponente del partito dello scioglimento. Era candidata a sindaco, fu la prima dei non eletti e qualche mese fa, per il bene della città, disse, appoggiò il suo competitor. Oggi sulla relazione dice che deve essere consegnata agli organi preposti per fare chiarezza, una volta per tutte. Ma nel calderone delle reazioni c'è anche il Partito Democratico, che parla di abuso di potere e di restituzione alle vittime di quanto gli fu tolto. A chiedere chiarezza e a rispondere ad accuse mosse nei riguardi delle loro scelte, i componenti del gruppo Start, che hanno chiesto in linea con il sindaco Giannone chiarezza su quanto accaduto, la stessa che chiedono a gran voce tutti i componenti dell'opposizione del Consiglio Comunale di Scicli. Anche il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, è sulla stessa lunghezza d'onda del presidente della commissione antimafia all'ARS, Claudio Fava. Per lo scioglimento dei comuni in Sicilia si è avuta troppa fretta e fa anche riferimento al caso di Scicli. Ci fermiamo adesso per una pausa pubblicitaria, dopo parleremo delle celebrazioni della Madonna di Gulfi ieri a Chiaramonte Gulfi e poi i vostri videomessaggi.
Bentrovati in studio. Ieri Chiaramonte Gulfi ha festeggiato la patrona della città, Maria Santissima di Gulfi. Il sindaco Sebastiano Gurrieri, in una lettera rivolta alla cittadinanza, ha invocato la protezione della Vergine in un momento difficile come questo. È stata una giornata di festa, anche se in maniera silenziosa, ieri per i chiaramontani che dalle loro case hanno celebrato la patrona Maria Santissima di Gulfi. Ieri il sindaco della città, Sebastiano Gurrieri, ha letto la lettera rivolta alla cittadinanza, pregando la Vergine affinché protegga la città, i cittadini tutti, che stanno vivendo questo periodo particolare di emergenza sanitaria. Oggi, in questo delicato momento, per intercessione della Madonna di Gulfi, chiediamo protezione per i bambini e per gli anziani di questa città. Per i bambini perché stanno vivendo, come gli adulti, un radicale cambiamento di stile di vita. La società moderna ci ha abituati a fare tante cose. Oggi, invece, paradossalmente, ci viene chiesto di non fare e di restare a casa. Tutto questo può avere delle conseguenze sul piano psicologico dei bambini, che percepiscono il contesto di incertezza e di preoccupazione che vivono gli adulti, e non è possibile sapere come questo momento segnerà la loro crescita futura. Per gli anziani, perché si sono immedesimati nel dramma dei loro coetanei ricoverati in queste settimane nelle case di riposo della Lombardia, dove purtroppo se n'è andata una generazione che ha vissuto i drammi della Seconda Guerra Mondiale e che possibilmente aveva come ultimo desiderio quello di completare la permanenza terrena con il conforto della famiglia, così che invece è venuta a mancare. Chiediamo intercessione anche per chi ci governa. Non si può combattere un fuoco con gli occhi bendati, ma occorre lucidità, lungimiranza per guidare il Paese fuori da queste emergenze. La classe politica smetta di illudersi di avere nelle proprie mani destini cruciali. Prenda atto dei limiti del suo potere e impari da questa esperienza a rendersi più utile. Non deve spostare montagne, che è un compito che non è mai stato suo, ma nel tracciare qualche passaggio di attraversamento tra una montagna e l'altra, può e deve dare una mano a chi in mezzo a quelle montagne vorrebbe muoversi con qualche sicurezza e qualche aiuto concreto in più. Infine, si prende esempio del Santo Padre, che ci invita ad utilizzare al meglio questo tempo, nell'amore e nella pazienza, a preparare in questi giorni un futuro migliore. Una web radio per rimanere vicino a studenti, docenti ed ex alunni. E questa è l'iniziativa dell'Istituto San Francesco di Sales di Catania. Si chiama Cum Grano Sales, è una web radio e, riadattando la famosa espressione latina, tende a donare un pizzico di buonsenso in un momento assai difficile. A volere questa radio è stato l'Istituto San Francesco di Sales di Catania, ogni lunedì con qualche appuntamento straordinario previsto già per il 25 aprile e per il 1 maggio. Freddy Petralia e Sara Donzuso per un'ora affrontano vari argomenti allo scopo di coinvolgere i ragazzi, ma anche i docenti, i genitori e gli ex alunni. Una sorta di abbraccio virtuale in cui gli studenti sono i veri protagonisti. Consigli utili, tanta musica, ospiti che si alternano e tanta allegria. E proprio gli alunni hanno anche la possibilità di inviare canzoni, disegni elaborati, e il tutto verrà condiviso con i radioascoltatori. Cum Grano Sales, che ha anche una pagina Instagram dedicata, può essere ascoltata sulla piattaforma MixLR cercando il canale Salesiani Cibali o attraverso il blog radiocgsal.blogspot.com. Radio Cum Grano Sales nasce dall'intenzione mia e di Sara Donzuso di creare un punto di riferimento per i ragazzi, gli ex allievi, i genitori e i docenti del San Francesco di Sales,
che appunto fosse al di là della didattica, quindi fosse un punto di incontro sicuramente più divertente, in armonia con quella che è la spiritualità salesiana. Abbiamo un po' ragionato con una serie di colleghi su quali potevano essere gli strumenti più adatti, quindi abbiamo pensato una radio, abbiamo studiato un po' delle app che potevamo utilizzare, abbiamo fatto delle prove, abbiamo fatto già due puntate, l'accoglienza è stata ottima sia da parte dei ragazzi che dei genitori. Pensiamo di andare avanti soprattutto in questo periodo e poi di rafforzarci ulteriormente l'anno prossimo. Chiediamo possa essere uno strumento nuovo col quale però stare vicini ai ragazzi. Noi non molliamo, noi siamo sempre vicini, distanti ma vicini, proprio perché pensiamo che soprattutto una scuola come la nostra, che fa dell'empatia, dello stare insieme con i ragazzi, la propria forza, debba necessariamente offrire qualcosa in più della semplice didattica in un momento come questo. Nuova fase eruttiva per l'Etna, si è registrata l'emissione di una colata lavica sommitale, l'attività si è gradualmente attenuata fino a cessare, così come ha informato l'INGV di Catania. L'emissione di cenere aveva generato un pennacchio che si è innalzato fino a circa 5 km di altezza dai crateri, spinto verso i quadranti orientali del vulcano dai venti dominanti. L'attività ha generato l'emissione di un pennacchio di cenere che è ricaduta sul versante orientale, per lo più nella valle del Bove. E adesso i vostri videomessaggi. Ecco qui, controllo, giocata bella Italia, allargata dall'altro lato. Bel controllo da parte del compagno che la mette a terra, stoppa, punta l'uomo, la batte a terra, calcio di punizione, fallo, l'arbitro ben deciso, è pronto a estrarre il giallo, era già ammonito, sotto la doccia, finisce la sua partita. E attenzione perché adesso, eccolo qui, il pubblico si infuria pure l'allenatore, si accende la partita, si accende lo stadio, ma si ricomincia, calcio di punizione, controllo, bellissimo, giocata dell'avversario, attenzione, traversone! E poi va a staccare di testa! Non ci sono ulteriori aggiornamenti, è tutto per questa edizione. MTG torna alle 16:30 con Marco Scavino. Buon pomeriggio!